Ciao bimbi, siete pronti per una nuova attività insieme? Oggi faremo Un bel dettato grafico. Vi ricordate cos'era? La maestra dice quello che dovete disegnare, dove lo dovete disegnare e voi lo disegnate. Per farlo vi occorrerà un bel foglio A4, eccolo qua, che dovete farvi dividere dai vostri genitori in quattro parti e farvelo ritagliare in quattro rettangoli di queste dimensioni, vedete? Una volta che avrete questo e che avrete dei colori, pennarelli, pastelli a cera, pastelli, colori normali, insomma tutto quello che avete a casa va più che bene, iniziamo a fare il nostro dettato. Come vedete, mi sono procurato un bellissimo gioco di Hervé Tourlet che è molto divertente, ci dirà cosa dobbiamo disegnare e come disegnarlo. E per fare questo bel dettato mi sono avvalsa della collaborazione di una persona. Eccola, Chloe. Allora, Chloe ci dirà cosa dobbiamo disegnare e come. Mi raccomando, pronti con i colori in mano e con i fogli. Prima cosa da disegnare. Vediamo cosa dobbiamo disegnare, Chloe. Via. Dicci un po'. Ah, big dots. Guardate che sono in inglese queste informazioni, quindi impareremo anche una nuova lingua. Big dots sono big, grandi dots, pallini. Quindi prendete i colori che preferite e andate a disegnare sul primo rettangolino dei grandi pallini. Ma come li dobbiamo disegnare? Facci vedere, Chloe. Devono essere big, giganti pallini. Pronti? Via! Disegnate sul vostro foglietto dei grandi pallini colorati del colore che più vi piace, purché siano colorati. Big dots. Ok? Ok, ora cambiate foglio, mettete da parte il vostro primo rettangolino disegnato e vediamo cosa dobbiamo disegnare nel prossimo foglietto rettangolare. Dobbiamo disegnare delle horizontal lines, cioè delle linee orizzontali, come potete vedere dal disegno. Scegliete i colori che preferite e le dobbiamo disegnare in che modo, Chloe? Dicci un po', faccelo vedere. Pretty fast, molto velocemente. Allora, prendete i colori che più vi piacciono e velocemente fate delle linee orizzontali. Via, molto velocemente, mi raccomando. Potete sovrapporre più colori e fare delle belle linee orizzontali colorate a riempire tutto il nostro rettangolino. Ok, una volta finito, mettete via, prendiamo il prossimo rettangolino e vediamo cosa ci dobbiamo disegnare sopra. Facci vedere cosa disegnare sopra il prossimo rettangolino, Chloe. Wow, ora le linee sono verticali, vertical lines. E come le dobbiamo disegnare queste linee verticali? In che modo? Wow, in 10 seconds, in 10 secondi. Allora, prendete l'occorrente, colori, quelli che vi piacciono di più. E poi, una volta che avrete i colori, pronti a partire, al mio via, conterò fino a 10, disegnerete delle linee orizzontali. Ai posti, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, stop! Adesso che avete disegnato delle linee verticali in 10 secondi, mettete via il vostro foglietto e andiamo a prendere l'ultimo foglietto e vediamo cosa ci dobbiamo disegnare sopra. Vediamo cosa? Delle waves. Cosa sono, bimbi, waves? Sono delle onde. Waves in inglese significa onde. Come le dobbiamo fare queste onde? With your eyes closed. Ok, allora prendete i colori che più vi piacciono, poi posizionate la vostra manina sul foglio e chiudete gli occhi e iniziate a fare delle bellissime
Le onde devono essere belle agitate, altrimenti non si riconoscono che sono onde. Le potete anche sovrapporre. Scegliete i colori che più vi piacciono e disegnate delle bellissime onde, ma mi raccomando, con gli occhi chiusi. Bene, bambini. Questo era il nostro dettato grafico. Spero vi sia piaciuto e spero che vi siate divertiti nel farlo. Stoppate il video e riprendetelo ogni volta che ne avrete bisogno. E io vi saluto e anche la mia collaboratrice. Alla prossima, ciao!